Deterioramento dei capi a causa di etichette inesatte o ingannevoli, smarrimento, tempi di consegna e di ritiro dei capi non rispettati, ma anche macchie che resistono ai lavaggi professionali. Sono queste alcune delle problematiche più frequenti che si riscontrano nei rapporti tra le tintolavanderie aretine, 98 in tutto quelle presenti, e i clienti. È così nato un protocollo d'intesa per la gestione dei conflitti siglato dalle associazioni di categoria, di tutela dei consumatori e della Camera di Commercio di Arezzo e Siena. Quindi un lavoro fatto di gruppo, questo a testimonianza che quando si riesce a essere realmente uniti, a lavorare insieme, si ottengono straordinari risultati, e questo consentirà alle tintolavanderie di lavorare in maniera più serena e allo stesso tempo solleva anche i clienti, che hanno una certezza di quello che sarà il risultato del servizio richiesto. Tutela soprattutto i clienti, i consumatori nei nostri confronti, perché avere una serie di momenti, di regole come le leggi sono per tutti, quindi per noi è un momento estremamente importante questa firma di oggi. In caso di controversie, se tra cliente e lavanderia non sarà stato possibile raggiungere un accordo bonario, le parti potranno rivolgersi preventivamente ad una commissione paritetica di conciliazione. Basta che un cliente, un consumatore insoddisfatto di una pulitinto lavanderia si rivolga alla Camera di Commercio per ottenere poi una attività di mediazione che è gratuita, rapida ed efficace, dico io, perché può evitare anche un contenzioso che sfocia anche in una causa civile. Un apposito testo semplificato sarà infine affisso in modo visibile alla clientela nei locali delle tintolavanderie aderenti. È un ottimo punto di partenza, assolutamente migliorabile, che sarà sicuramente migliorato con la pratica, ma riteniamo fondamentale stimolare e incrementare il buon rapporto tra esercenti, artigiani e consumatori, tutelando entrambi i settori.